via dopo la pessima parentesi della pandemia, nella quale tuttavia era andato alla grande con presenze online e presenze fisiche, torna al suo formato e credo possa dare un messaggio di enorme fiducia, di crescita dopo questi anni di difficoltà, per una ritrovata, rilanciata collaborazione internazionale che fa perno su questo importantissimo appuntamento consolidato ormai da 9 anni. Tutti hanno capito ormai che cinema e audiovisivo sono uno strumento fondamentale per la credibilità, per la forza internazionale, per il soft power del nostro paese. E senza cinema e audiovisivo l'Italia mancherebbe della voce e delle immagini e dell'immaginario indispensabili in tempi difficili come questi. Quindi indagare la realtà, descriverla con gli occhi e le capacità creatrici che caratterizzano questa filiera, parlare al mondo, ma soprattutto coprodurre, esportare, rivolgersi a un pubblico globale. Il MIA serve a questo ed è un appuntamento sempre più indispensabile.